Inaugurata alla luce di Francesco, una sfera luminosa posta a pochi passi dallo scoglio dal quale si narra il santo di Assisi parlò ai pesci. All'interno è presente la statua di San Francesco, il bue, l'asinello e una mangiatoia. L'iniziativa si inserisce nel cartellone degli eventi natalizi della città di Agropoli ed è stata organizzata dall'Associazione Spirito Francescano. Con questo momento, prima di preghiera, ora di inaugurazione di questo splendido manufatto, continuano i momenti di inizio del nostro Natale delle Meraviglie. L'obiettivo nostro è quello di unire alla preghiera anche momenti di serenità, di allegria, cercando insomma di affrontare le festività della natalizia in maniera giusta, quello di ricreare momenti di tranquillità e di felicità nelle nostre famiglie. Questo è il nostro obiettivo principale. E questi momenti di preghiere simbolici come questo così importanti certamente aiutano a recuperare momenti di tranquillità e di serenità sia nella preghiera e sia nel rapporto con i nostri cari, con la nostra famiglia, con i nostri amici. Voglio ricordare la singolarità della coincidenza della visita di Papa Francesco a Greccio e della nostra iniziativa, perché Papa Francesco a Greccio ha voluto fare omaggio a Francesco a Greccio e all'inizio di quello che fu il percorso del presepe vivente. E questo ci fa orgoglio e ci rende felici, perché abbiamo, possiamo dire con umiltà, fatto quello che ha fatto il Papa Francesco a Greccio. Noi siamo un'associazione che è nata nel 2013 e ha creduto che la cosiddetta leggenda di San Francesco non fosse una leggenda, e abbiamo avuto tempo e modo di trovare documenti con l'aiuto molto serio del nostro studioso Capano, che ci fanno dire che è tradizione, non più leggenda. Ma comunque il nostro percorso va avanti. Si arricchisce questa splendida cartolina di un elemento non naturale, ma voluto fortemente dal Comitato per le celebrazioni della presenza di San Francesco d'Assisi nella nostra città e dell'incontro con San Daniele Fasanella, di questa opera voluta dal Comitato, nella quale io mi onoro di partecipare a nome dell'amministrazione comunale su delega del sindaco Coppola. Si arricchisce un elemento in più in quello che è un percorso che, virtuoso, che il comitato di cui fa parte ovviamente l'associazione Spirito Francescano si sta adoperando già da tempo, già dall'inizio dell'anno.